Ameria Radio presenta L'Opera. La Sonnambula è un'opera seria in due atti messa in musica da Vincenzo Bellini sul libretto di Felice Romani. È considerata, con i puritani e Norma, uno dei tre capolavori del compositore catanese. Bellini compose la Sonnambula in soli due mesi, mentre si trovava sul lago di Como, a Moltrasio, nella villa dei conti Lucini Passalacqua, vicino all'abitazione di Giuditta Turina, una giovane signora con cui tratteneva una relazione sentimentale. L'opera debuttò al Teatro Carcano di Milano il 6 marzo del 1831. Quella sera, dedicata al musicista Francesco Pollini, amico di Bellini, le fu abbinato il balletto Il furore di amore e sin dalla prima rappresentazione l'opera ebbe un grande successo. Il libretto fu tratto dalla Sonnambula ou l'arrivée du nouveau seigneur, un balletto pantomima di Eugène Scribe, una coreografia di Jean-Pierre Homer e dalla Sonnambula, commedia vaudeville dello stesso Scribe e Germain de la Vigne. In un primo tempo, il duca Litta di Milano aveva commissionato a Bellini un'opera tratta da Hernani di Victor Hugo, in seguito messo in musica da Verdi. L'opposizione della censura austriaca spinse il musicista ad abbandonare il progetto originario e a scegliere, su suggerimento di Romani, un soggetto più innocente, di carattere pastorale ed idillico. Parte della musica già composta per Hernani fu però riciclata proprio nella Sonnambula e successivamente anche in Norma. Con il concorso dello stesso Bellini, Romani apportò numerosi cambiamenti al soggetto. Fu inoltre eliminata la scena dell'agnizione conclusiva, di cui esiste una redazione librettistica, allorché il conte Rodolfo si rivelava essere il padre naturale di Amina. Il tema del tenero e contrastato amore tra Amina e Delvino offrì a Bellini il destro per esaltare la propria vena lirica. La tipica lunghezza dell'arco melodico si coniuga qui, coerentemente col soggetto dell'opera stessa, con un andamento languido e divagante, mentre l'orchestra si limita ad accompagnare la voce con mirabile semplicità. L'opera culmina in una delle più sublime arie per soprano, la celebre A non crede a mirarti, che la protagonista canta in stato di sonnambulismo. La scena rappresenta un villaggio della Svizzera, in un'epoca imprecisata. Nel primo quadro ci troviamo in villaggio. In fondo al teatro si scorge il mulino di Teresa, un torrente ne fa girare la ruota. Si festeggiano le future nozze tra Elvino e Amina, un'orfana allevata dalla mugnaia Teresa. L'unica ad essere scontenta perché innamorata anch'essa del giovane possidente è Lisa, che dal canto suo rifiuta le profferte amorose di Alessio, un altro giovane del villaggio. Al villaggio giunge un nobiluomo che mostra di conoscere assai bene quei luoghi, ma che nessuno dei villici riconosce. Si tratta del conte Rodolfo, figlio del defunto signore del castello. Il gentiluomo si stabilisce nella locanda di Lisa, rivolge alcuni complimenti ad Amina, dicendole che il suo viso le ricorda quello di una donna che egli aveva conosciuto molti anni prima. Prima di salutarlo, i villici lo avvertono che il paese è popolato dalla sinistra presenza di un fantasma, ma il colto signore giudica le loro parole frutto di pura superstizione. Le lusinghe del conte hanno frattanto destato la gelosia di Elvino, che, rimasto solo con lei, rimprovera la promessa sposa. Nel secondo quadro siamo nella stanza dell'osteria. Nelle sue stanze il conte Rodolfo è intento a corteggiare Lisa. Quando s'odono dei passi, lo stessa fugge precipitosamente, ma prima riconosce Amina, che in stato di sonnambulismo sta recandosi nella stanza del conte. La sonnambula si rivolge affettuosamente al nobiluomo, invocando il nome del futuro sposo, descrivendo rapita la prossima cerimonia delle sue nozze e infine chiedendogli di abbracciarla. Rodolfo, dapprima non sa che fare,
Il gentiluomo decide quindi di non approfittare della situazione e abbandona la stanza senza svegliare la sonnambula. Nel frattempo, un gruppo di villici sopraggiunge alla locanda per salutare il conte, di cui ha finalmente scoperto l'identità. Lisa maliziosamente conduce tutti alla stanza di Rodolfo, dove sorprendono la giovane Amina adagiata sul divano. Lo sconcerto è generale e il vino sconvolto rompe il fidanzamento, mentre la ragazza, svegliatasi, inconsapevole di quanto è accaduto, non può trovare parole per giustificarsi. Nel secondo atto, il primo quadro si apre nell'ombrosa valletta fra il villaggio e il castello. Mentre un gruppo di villici si reca dal conte per convincerlo a prendere le sue difese, Amina cerca consolazione nell'affetto della madre. Amina si imbatte nel vino, che straziato per gli avvenimenti le ricorda come lo abbia reso il più infelice fra gli uomini e le strappa l'anello di fidanzamento. Nel secondo quadro, invano il conte Rodolfo tenta di spiegare ai villici cosa sia il sonnambulismo e di far recedere il vino dalle sue posizioni. Il giovane, per ripicca, ha ormai deciso di andare a nozze con lo stessa Lisa. Il paese è quindi nuovamente in festa in vista di una nuova possibile cerimonia nuziale, ma quando Lisa ed il vino passano davanti al mulino di Teresa, la donna accusa Lisa di essere incorsa nella stessa colpa attribuita ad Amina, portando come prova un fazzoletto appartenuto allo stessa e trovato nella stanza del conte Rodolfo. Elvino si sente nuovamente tradito quando, fra le meraviglie generali, si vede Amina camminare in stato di sonnambulismo sul cornicione del tetto di casa. È la prova che il conte Rodolfo aveva ragione. Contemplando il fiore appassito che il vino le aveva donato il giorno prima, la sonnambula canta il suo amore infelice. Ah, non crede a mirarti, ascoltata da tutti, e quando si desta può finalmente riabbracciare l'amato il vino. Il villaggio, nuovamente in festa, si prepara per le tanto sospirate nozze. Ascolteremo questa sera di Vincenzo Bellini La sonnambula. Il conte Rodolfo, signore del villaggio, sarà interpretato da Ivo Vinco, Teresa Molinara, Rosa Laghezza, Amina, orfanella raccolta da Teresa, fidanzata, sarà interpretata da Renata Scotto, Elvino, ricco possidente del villaggio, Alfredo Kraus, Lisa, ostessa, amante di Elvino, Marisa Zotti, Alessio, contadino amante di Lisa, Ernesto Vezzosi, un notario, Ottorino Vegali. Coro e orchestra del Teatro La Fenice, dirige Nello Santi. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
gabinetto col signor del castello. Oh, il buon signore è morto son 4 anni. E ne ho dolore. Egli mi amò quel figlio. Ed un figlio egli avea, ma dal castello parve il giovane un dì. Né più la bella, né più l'afflitto padre. A suoi congiunti nuove ne re poi servi.
Thank you.
Conte, di nomine con conosciuto. Perdonate,
Thank you.
Thank you.
personam cor sedotto, da mentita vivi tu. Thank you.
Oh.
Ameria Radio ha presentato l'opera.